Questa è una giornata del movimento perché voglio ricordare che tutti i parlamentari che sono in ottava, prima sono in ottava e poi sono parlamentari. C'è speranza di bloccarla quest'opera? No, noi abbiamo la certezza, non la speranza, perché non è che uno lotta 23 anni per avere la speranza, noi abbiamo la certezza. Non è un oggetto di contrattazione, la TAV non si deve fare, punto. E non è una merce di scambio, non vogliamo metterci a contrattare e fare le merci di scambio, perché oggi è la TAV e domani ti presentano un'altra cosa invece in cambio, e non esiste. Hanno deciso di diventare una forza politica che sta dentro il Parlamento, possono presentare domani stesso una mozione parlamentare, sia nella Camera sia al Senato, chiedendo l'interruzione dei lavori e chiedendo che l'Italia rinunci agli accordi con la Francia e con l'Unione Europea. Se verrà approvata potranno ottenere il risultato, se verrà bocciata dovranno ottenersi la democrazia. Io ti dico anche che se non lo fanno loro, lo farò io nel breve volgere della prossima settimana, così andiamo al voto e vediamo se il Parlamento italiano ha cambiato opinione. Io per esempio penso che un governo del cambiamento dovrebbe ridiscutere come realizzare queste opere pubbliche, se davvero servono o non servono e se le risorse vanno prioritariamente destinate in un buco qua o se invece vanno destinate a tutela della scuola pubblica, a creare più posti di lavoro, a tutela del patrimonio ambientale, a tutela dei presidi sanitari. La vede come possibilità di nessun tipo che ci sia uno stop al cantiere da parte del Parlamento? Io ritengo che non ci sia per le ragioni che ho detto sulle ragioni dell'opera, sugli impegni internazionali, sugli effetti che questo comporterebbe, quindi come dire, io sono confidente che questo processo non avverrà. Il primo passo verso un nuovo momento di lotta, useremo tutti i mezzi possibili per fare una commissione d'inchiesta che porti alla luce i veri costi di quest'opera qui. Anzi, la facciamo già da lunedì, cominciamo le operazioni per poterla realizzare.